Radio Radicale, siamo con Mario Mauro, ex ministro della Difesa, che oggi ha presentato la lista per le europee qui a Montecitorio, Popolari per la Riforma. Allora, mi sembra chiaro la vostra collocazione, diciamo, centrista in Europa. Allora, siete preoccupati per l'onda sovranista e con quale obiettivo vi presentate a queste elezioni europee? Intanto diciamo pure che il progetto di un'Europa unita è oggettivamente in difficoltà e quindi le critiche maturate nell'ambito cosiddetto sovranista o populista, per quanto rispondano a una logica politica distante dal mio modo di vedere le cose, però sono vere e sono fondate. Bisogna tenerle conto per fare una cosa che dicono tutti, cambiare l'Europa, ma che da troppo tempo non si riesce più a fare. Il fatto cioè che l'Europa fosse continuamente frutto di aggiustamenti della rotta è nella natura stessa del progetto europeo. Non è questa la contraddizione, ma il fatto che da tempo immemore, soprattutto in questi ultimi 25 anni, si sia lasciato libero sfogo ai sovranisti, quelli veramente pericolosi, quelli che hanno portato per esempio per coprire dei propri interessi alla guerra di Libia, che ha messo l'Italia in una oggettiva difficoltà. Questo ci deve far capire che noi siamo popolari, loro saranno populisti, le idee sono sicuramente diverse, ma quasi sempre gli elettori sono gli stessi. E gli elettori seguono noi se abbiamo coraggio e seguono loro quando hanno paura. Proprio per questo noi dobbiamo fare proposizioni coraggiose, quindi riformare strutturalmente l'Unione Europea, vuol dire questo, e aprire a quella dimensione naturalmente federale che era caratteristica del progetto dei padri fondatori. Senta, lei è stato ministro della Difesa, ovviamente non posso non farle questa domanda. Allora, come ha trovato, diciamo, l'Italia di fronte a questa crisi alla quale stiamo assistendo in Libia, che vede ancora questo spargimento di sangue e questa marcia di Haftar, verso ovest? Allora, lei è preoccupato? L'Italia, secondo lei, si è dimostrata un po' impreparata di fronte a quello che sta accadendo? Onestamente c'è da ricordare che l'accordo teso a proteggere il ruolo di Fayez al-Sarraj non è frutto di un'intesa realizzata da questo governo, bensì da quello precedente, il governo Gentiloni. E da un certo punto di vista il governo Gentiloni poco ha potuto, perché in quel momento sicuramente l'orientamento della comunità internazionale era sostenere l'uomo di Tripoli in alternativa all'uomo forte della Cirenaica. Però è anche oggettivamente vero che questo governo è rimasto spiazzato rispetto non tanto alle ultime mosse di Haftar, bensì a quelle della Francia. E questo, al di là del fatto che ci si è voluti confrontare con la Francia in termini quasi di braccio di ferro, la dice lunga sul fatto che se proprio lo si vuole fare bisogna essere attrezzati per farlo. La conferenza di Palermo, alla luce di quello che sta succedendo, può essere considerata come un fallimento, alla luce di quello che sta accadendo oggi? Onestamente, la conferenza che mi preoccupa di più in questo momento è quella che si sarebbe dovuta tenere e che molto difficilmente si potrà tenere a meno che non ci sia un impegno da parte delle Nazioni Unite sostenuto a spada tratta da una realtà, quella statunitense, che mi sembra sia stata fin troppo ambigua in questi ultimi giorni. Pensa che questa crisi si accompagnerà a un arrivo di immigrati nel nostro paese, al dramma delle navi che girano intorno alla Sicilia? Ma io credo che il governo italiano abbia tutti gli strumenti per impedire questa deriva, primo fra tutto adoperarsi perché le voci della ragione riprendano sopravvento e si possa aprire ad un dialogo tra Haftar e Sarraj. La ringrazio della sua disponibilità, in bocca al lupo per le prossime elezioni europee, grazie a Mario Mauro. Grazie.